The New Stories. La tua informazione libera. Una piccola folla di bambini si raduna in strada per celebrare l'ottavo compleanno di Fatima. Tuttavia, il gioioso momento si trasforma in tragedia quando la bambina improvvisamente si accascia a terra, sotto gli sguardi allarmati dei suoi fratellini e cugini. Gli adulti accorrono prontamente, ma la situazione sembra disperata fin da subito. Nonostante l'intervento tempestivo dell'eliambulanza, i soccorsi si rivelano inutili. Fatima viene dichiarata morta all'ospedale di Bologna, nella mattina di lunedì, poche ore dopo aver compiuto 8 anni, vittima di un malore improvviso. La tragedia ha scosso profondamente due comunità, quella di Gallo di Poggio Renatico, nel Ferrarese, dove la famiglia di Fatima, di origini pakistane, gestisce una kebaberia e dove la bambina ha accusato il fatidico malore, e quella di Malalbergo, dove Fatima viveva e frequentava la scuola elementare. «Ciao Fatima, piccolo angelo, possa tu vegliare su papà, mamma e i tuoi fratellini», ha dichiarato con commozione Monia Giovannini, sindaca di Malalbergo, esprimendo il cordoglio dell'intera comunità. «Un dolore profondo, siamo vicini alla famiglia e cercheremo di sostenerli anche concretamente», ha commentato Daniele Garuti, sindaco di Poggio Renatico. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.